Allora, andate a destra alla rotonda. La telecamera è messa un po' male, però sono a Mestre, al centro commerciale. Mestre, centro commerciale. E andiamo a Venezia, parcheggio, rimessa comunale. 100 metri. C'è anche un media world qui. Terza uscita. Volevo registrare la strada e l'attraversamento del ponte, ma la telecamera è una schifezza. Ecco, l'ho messa un po' meglio. Allora, dall'albergo di Mestre, che è il Four Points by Sheraton, sono 22 minuti. Superate la rotonda, terza uscita. Superando proprio il ponte, perché di solito uno lascia la macchina a Mestre. E va col treno. Tra l'altro oggi è domenica, 21 gradi, ma ho dovuto accendere il climatizzatore. Uscite. Mestre, Venezia, centro, fondamenta 9. Voilà. È sempre un po' stortella, sta telecamera. Giriamo ancora un po'. Adesso sembra che va. Allora, qui penso che sia tutto così, è una normalissima strada, quindi riprendo la ripresa quando arriva il ponte. Allora, questo dovrebbe essere il ponte. C'è pure la ferrovia che ci passa sopra. Sì, questo è il ponte. Ci sono i 70 km orari. Di qua e di là c'è tutta acqua. C'è la pista ciclabile. Che atterra verso sinistra perché c'è l'aeroporto. Il navigatore che non ne vuole sapere la ventosa di rimanere attaccata. L'ho riattaccato, ci sono dei transatlantici qui a destra, li vedo. 20 gradi alle 10:13, però è caldo, io ho il climatizzatore acceso. Qua dietro alle mie spalle ci sono delle fabbriche. Ah, qui c'è un autovelox 70, andavo a 60. Sono a maniche corte perché ieri ero a maniche corte, quindi forse qui è un po' più freddo rispetto alla costa adriatica venendo su. Le previsioni mandano un massimo di 23 gradi, ma ieri era lo stesso là e fino a tardi proprio caldissimo, non lo so, non c'è vento. Altro autovelox, per fortuna il mio tonton me li segnala, ma tanto qui si va a 70. È un enorme ponte. Ecco il secondo autovelox e si vede Venezia. Case, campanili. Qui ci dovrebbero essere diversi parcheggi. Sto andando all'autorimessa comunale, che dovrebbe essere coperto. Spero che sia aperto la domenica. Immaginavo che c'era un po' di casino, però sembra che scorre.
Eccolo, qua a destra c'è un mega parcheggio enorme. Questo però è sull'isoletta, quella dove c'è il porticciolo. Non dovrebbe essere questa l'autorimessa. C'è un po' di fila. E qui a sinistra c'è il treno. Allora, è un semaforo, però sembra che quando diventa verde passano, camminano. L'autorimessa è davanti a me, 1,5 km davanti a me, quindi poco dopo il semaforo. Il tom-tom è da 10 minuti da adesso per fare 1,5 km. E prevede un'inversione ad U tra 950 metri. No, non dovrebbe. Ma vedremo. Punto di passaggio. Stavo a fare la fine per andare dalla parte di là. Tra 400 metri fate inversione a U. Poi, alla fine della strada, girate a sinistra. È quelli che girava per l'isola. Qui adesso è particolarmente incasinata. Ah, ecco, la rimessa comunale, questa. È questa la rimessa comunale, è proprio qui a destra. Là c'è la polizia, alte transito polizia. Ok, è questa comunque.